Anni fa un signore chiese a una mia amica che lavorava in un bar e in quel periodo studiava filosofia se avesse un libro da consigliargli che riassumesse un po' la storia della filosofia per capirla meglio in un modo che non fosse troppo difficile, troppo noioso. La mia amica a sorpresa non gli consigliò un saggio, ma bensì un romanzo, Il mondo di Sofia di Jostein Gaarder. Spiegò che era un'opera di fiction, sì, che raccontava una storia, ma era allo stesso tempo uno strumento validissimo per ripassare la storia della filosofia o anche avvicinarcisi per la prima volta senza sapere niente. Quindi era molto adatto sia ai ragazzini che filosofia la stanno magari studiando alle superiori, ma anche a persone adulte che per una serie di circostanze o non hanno mai fatto filosofia e sono interessati, o che semplicemente l'hanno fatta a scuola, ma è passato talmente tanto tempo che si ricordano poco. È un argomento affascinante che può affascinare, e quindi ci sta che anche adulti e grandi adulti si vogliano un po' riavvicinare alla conoscenza della storia del pensiero filosofico. L'indicazione all'epoca mi incuriosì molto e segnai il titolo nella mia agendina mentale. Ho recuperato poi questa lettura da poco e mi è piaciuta moltissimo, ne sono rimasta folgorata. E ne voglio parlare qui perché solitamente nella rubrica libri sull'arte tendo a parlare di libri meta, cioè libri che parlano di arte, che riflettono di arte e che sono essi stessi metaletterari. Ecco, Il mondo di Sofia è una delle opere più metaletterarie che mi è capitato di leggere finora. Esiste una materia in molte scuole superiori italiane che si chiama filosofia, però è un nome un po' improprio perché in realtà è anch'essa una storia. Quello che viene trattato in sede di scuola è la storia della filosofia, la storia dell'evoluzione del pensiero umano. Come la storia dell'arte segue un filo cronologico suo parallelo. La storia dell'arte segue il filo cronologico di come l'essere umano si è espresso creativamente e comunicativamente sul piano dell'estetica, e la filosofia ci parla di come la conoscenza stessa dell'essere umano si evolveva in parallelo a tutte poi le vicende concrete che stavano avvenendo e che di solito tendiamo a incontrare più in storia come materia. Sono fili che si legano, però si intrecciano, la storia si specchia nella filosofia, che si specchia nella storia dell'arte. Diciamo che la filosofia è imparentata con tante altre discipline e si può anche considerare imparentata in qualche modo con la biologia, nel senso che si prende atto come punto di partenza del fatto che l'essere umano, su cui ancora abbiamo tanti misteri dal punto di vista scientifico, ha una caratteristica che tendenzialmente alla maggior parte degli altri animali manca, cioè il fatto che a un certo punto della sua evoluzione si è come risvegliato e si è terrorizzato per la sua condizione, nel senso che più o meno la natura sembrava aver dato a ogni specie e a ogni singolo animale un suo istinto, un suo imperativo che lo portava a comportarsi in una data maniera, a fare delle determinate cose senza porsi il problema del perché, non esisteva neanche, e stranamente questa specie che noi rappresentiamo invece a un certo punto ha cominciato a essere metacognitiva, cioè a chiedersi qual era il senso e soprattutto a terrorizzarsi nel prendere coscienza della morte propria e dei propri cari, e quindi porsi anche il problema del dopo. La storia della filosofia è un po' la storia di quel risveglio mentale che come specie abbiamo avuto nel corso della storia e delle varie risposte che si è cercato di dare, sebbene non c'è mai stata una risposta definitiva su questo perché, su questo come mai siamo al mondo e come mai siamo consci di essere al mondo. Perché la storia della filosofia è anche, a differenza di altri tipi di storia, strutturata sul concetto di partenza, per cui in realtà la risposta certa non è detto al 100% che la si troverà mai, è sempre una ricerca di una risposta, però si prende come presupposto che sia una indagine continuamente in evoluzione. Forse non si troverà mai la risposta a quel perché primigenio,
ma lo stesso tentativo di riuscirci ha significato. Più ci avviciniamo a questa materia, più tra l'altro ci sentiamo umani, ma nel corso della nostra vita contemporanea, tendenzialmente quando finiamo la scuola ci allontaniamo anche un po' da questi interrogativi, da queste problematiche. Cominciamo, e il libro ne parla molto, a entrare anche noi negli ingranaggi della realtà, spesso non avendo neanche tempo per sederci a riflettere sul perché lo stiamo facendo. Terminiamo la scuola, cominciamo a lavorare, inizia un tran tran di adempimenti vari che ci saturano il tempo, e quindi a un certo punto si abbandonano un po' quelle speculazioni, semmai si sono iniziate. La filosofia è una materia da cui è molto facile estraniarsi nel mondo contemporaneo. Tanto che effettivamente molti sarebbero disposti a giurare di considerarla fondamentalmente inutile anche da studiare a scuola, potrebbe lasciare il campo a materie più pratiche, anche l'economia domestica. Ma il nodo è proprio lì, cioè la persona che la considera inutile si dovrebbe porre la domanda del cosa sia utile, cos'è che è utile nella vita umana, ciò che ci fa sopravvivere, ciò che ci permette di guadagnare e di produrre. Ma questo è un dogma o siamo noi che ci siamo adattati a un sistema che non per forza deve essere l'unico sistema possibile? Ed è proprio lì che dovrebbe servire la filosofia, cioè permettere a tutti di, nel loro tran tran, fermarsi un attimo e dire: ok, sono dove voglio essere? Sono dove è giusto che io sia? O sto adottando un sistema di regole che magari non è proprio così scontato e lo potrei addirittura mettere in discussione? Siamo veramente al mondo solo per servire, per essere dei piccoli ingranaggi di un sistema produttivo e riproduttivo? Se ne può discutere. Oggi vi consiglio, come vi dicevo, un libro che ho trovato bellissimo, che a suo modo è già considerato un classico e che ripercorre tutta la storia della filosofia, quantomeno delle sue tappe più importanti, attraverso il linguaggio del romanzo. Il mondo di Sofia di Jostein Gaarder, che mi sento di proporre sia come strumento scolastico, nel senso che secondo me è una lettura molto valida da consigliare a degli studenti che stanno affrontando veramente la storia della filosofia in quel momento. Naturalmente il target più ovvio del libro, anche perché la sua protagonista è una 14-15enne. Però secondo me è ancora più utile questo libro, appunto, per coloro che magari la filosofia non l'hanno mai incontrata o per coloro che l'hanno attraversata, sì, però tantissimo tempo fa. Come fa la storia della filosofia a essere anche un romanzo? Allora, diciamo che la prospettiva da cui parte l'autore è che la storia della filosofia sia un meraviglioso romanzo già di per sé stessa, quindi questa idea ha anche un valore metaforico. Ma qua c'è anche un livello più banale, cioè siamo di fronte a un libro che ha una protagonista, Sofia, una normale adolescente norvegese che a un certo punto della sua vita, del suo tran tran, della sua normalità non particolarmente cosciente, lei va a scuola perché ci deve andare, fa delle cose perché si fa così, ma poche settimane prima del suo compleanno le iniziano ad accadere degli episodi strani. Soprattutto riceve dei messaggi che inizialmente non riesce a capire. Innanzitutto riceve della corrispondenza che non è destinata a lei, è destinata a un'altra ragazza con un altro nome che però compie gli anni nello stesso periodo in cui lo compie lei. Il libro ha effettivamente un impianto giallistico all'inizio, c'è un mistero da dipanare. Contemporaneamente a questi messaggi, lettere, cartoline misteriose destinate a un'altra ragazza, arrivano a Sofia anche dei messaggi e degli scritti, inizialmente delle piccole schede con delle domande che invece sembrerebbero destinate a lei. Inizialmente criptiche, le viene domandato soltanto cosa pensa del perché siamo al mondo, qual è il senso della vita, qual è il senso delle cose, eccetera. Domande molto banali in alcuni casi e altre molto ampie. Per quanto si applichi e provi anche a spiare il mittente, Sofia non riesce a capire chi sia a mandargli quei messaggi strani. Li trova in cassetta, li trova fuori dalla porta, li trova in collocazioni bizzarre, come se qualcuno sapesse sempre dove si trova. Fino a che non comincia non solo a ricevere più soltanto bigliettini, ma anche un corso di filosofia, cioè le arrivano dei plichi di fogli in cui
un misterioso personaggio che si firma Alberto Knox praticamente parte dall'inizio e comincia a raccontarle la storia della filosofia. E questi inserti sono all'interno del libro, sono proprio parti della narrazione. Il punto di partenza è questo: che cos'è la filosofia se non il più grande libro giallo della storia dell'umanità, in cui devi scoprire il colpevole, cioè il colpevole della esistenza della vita umana. Chi è? Dio? Un processo scientifico, lo spazio-tempo che è una linea, è un cerchio, siamo destinati a un certo punto a tornare al punto di inizio. Non sappiamo veramente chi è il responsabile. E un altro aspetto che ha questo romanzo del libro giallo è che effettivamente a un dato punto si va incontro a un grosso colpo di scena che non vi racconto. Torniamo all'inizio. E Sofia è chiamata a rapportarsi a questi eventi sempre più bizzarri perché sembra che all'inizio qualcosa le impedisca sempre di capire chi le sta mandando questi messaggi. E però si immerge in questa lettura, si appassiona e noi con lei seguiamo in diretta la sua lettura che dalla filosofia presocratica, che è praticamente considerato il momento di nascita della filosofia, andrà poi ad attraversare tutti i grandi sistemi filosofici. Come vi dicevo, aspettatevi un romanzo grandemente metaletterario, cioè la trovata più grande che ha avuto questo autore, che secondo me ha contribuito a rendere questo libro un bestseller, un long seller, perché poi ancora adesso è considerato un classico, anche se è uscito negli anni 90, è l'intuizione per cui la storia della filosofia che viene raccontata attraverso queste lettere è effettivamente riflessa poi sempre dalla narrazione. Se lo leggete, capirete cosa significa. Le convenzioni narrative che vengono di volta in volta sfruttate riflettono lo specifico periodo filosofico di cui si sta trattando in quel momento. Sono trovate che meritano di essere scoperte una a una leggendo il libro e secondo me aiutano anche molto a fissare certi concetti con delle similitudini semplici. Sebbene il mondo di Sofia tratti di filosofia e non di arte, in realtà il sistema stesso che usa l'autore per condurre la narrazione, condurre la storia della filosofia, utilizzando gli strumenti della narrativa, secondo me di per sé stesso è un discorso a parte, è un saper sfruttare le convenzioni narrative per ottenere una finalità didattica. Ed è il motivo per cui ne ho voluto parlare oggi in questa sede, nella rubrica Libri sull'arte, per parlare anche di come si può usare il metodo romanzo per comunicare non solo nei contenuti ma anche nella forma. È una sorta di virtuosismo artistico e letterario a sé stante quello che usa l'autore nel libro e anche se tutto sommato il tono generale è abbastanza ottimistico e solare, adatto per un romanzo destinato ai ragazzini, sotto traccia comunque come se questo libro custodisse anche quel senso di angoscia che poi la filosofia può sempre suscitare nell'anima di chi si mette a scavare sul perché dell'esistenza. Riflessioni sulla vita e anche sullo stesso atto del raccontare, quindi chiedersi dove sono i mondi che ci immaginiamo? È più reale un mondo immaginato che conoscono tutti o qualcosa di reale che però avviene lontano dagli occhi delle persone? Uno scrittore è la divinità assoluta del suo libro che ha diritto decisionale fino in fondo, oppure in realtà un libro appartiene anche al lettore e il lettore può in qualche modo modificare col suo intervento, con la sua lettura, ciò che sta leggendo. Il mondo di Sofia è un libro fatto di livelli, di specchi, di questioni che si riflettono l'una nell'altra. E ogni singola espressione del libro riflette il momento filosofico in cui si è immersi, anche in maniera abbastanza preveggente, c'è un momento abbastanza inoltrato nel libro in cui addirittura si riflette sulle intelligenze artificiali. E ripeto, eravamo negli anni 90, quindi letto adesso fa ancora più impressione perché è proprio il momento storico in cui con le AI ci stiamo confrontando con anche un senso di angoscia. Un aspetto che rende la storia della filosofia molto particolare anche rispetto alla storia dell'arte è che non ha un andamento del tutto lineare. La storia della filosofia è fondamentalmente caratterizzata dal fatto che quasi subito, dopo la sua nascita,
sono stati strutturati due sistemi filosofici giganteschi, talmente ingombranti che poi non se ne è più potuto prescindere. Cioè, tutti coloro che sono venuti dopo hanno in qualche modo dovuto commentare, smentire, riorganizzare quei due sistemi filosofici. Sto parlando delle due teorie filosofiche greche di Platone e Aristotele, sono i due grandi padroni della filosofia, nel senso che è molto difficile anche per tutti quelli che vengono dopo contraddirli e mettersi di traverso di fronte a Platone e Aristotele. Non solo hanno influenzato la filosofia, ma hanno influenzato l'intera cultura occidentale, tanto che si dice che la cultura europea deriva dallo scontrarsi della mentalità greco-latina e quindi anche della filosofia platonica e aristotelica con la cultura giudaico-cristiana che veniva dal Medio Oriente. Il mischiarsi di queste due tipologie di dottrina ha un po' generato la cultura soprattutto europea, ma poi quella occidentale in generale. Nel libro, ovviamente, diventa necessario dedicare molto tempo a stabilire queste due basi, quindi a descrivere qual è stato il sistema filosofico di Platone e qual è stato il sistema filosofico di Aristotele. Per chi è totalmente digiuno della materia filosofia, sicuramente questo è il momento che fa da fondamenta per tutto il resto, quindi è il momento su cui è giusto partire e dove è giusto risvegliarsi la coscienza insieme a Sofia. Naturalmente, il nome della protagonista del libro suggerisce che lei stessa simbolicamente incarni la sete di conoscenza. La protagonista simboleggia in sé il desiderio di conoscere. Infatti, la sofia greca, cioè la parola che significava conoscenza, non è da intendere come una conoscenza già acquisita, essere eruditi, essere colti. È filosofia, cioè amore per la conoscenza, essere un vaso vuoto e desideroso di riempirsi di informazioni. È la stessa cosa che tra l'altro Platone dice dell'amore, cioè l'amore non è tanto l'ottenimento, il fatto di possedere ciò che è amato, ma l'amore è desiderio di amore, desiderio di arricchimento accanto a una data persona o più persone. Sembra qualcosa di banale da precisare, ma in realtà è molto in controtendenza rispetto al mondo di oggi, in cui sembra contare molto di più ciò che si ha già, il capitale che si possiede, piuttosto che il potenziale di quello che si può raggiungere, il desiderio di conoscenza. Si è anzi quasi vergogna nella nostra società di ammettere di non sapere ancora, come invece faceva Socrate, uno dei primi filosofi. La prima cosa che diceva è: io non so niente, voglio conoscere. Qua invece il focus rimane la ricerca, l'inchiesta, quel bisogno di inseguire la conoscenza che mai si estingue. Dunque, questo libro è sia erede di una grande tradizione letteraria, in realtà, in cui i concetti astratti risultavano in qualche modo personificati in un personaggio, però allo stesso tempo è un romanzo altamente contemporaneo, cioè Sofia è comunque un'Alice nel paese delle meraviglie della filosofia. Vedrete che nel corso della narrazione il suo mondo diventa sempre più misterioso e sempre più colorato, proprio come quello di Alice. Mi farebbe molto piacere se coloro tra di voi che magari non lo conoscono, non l'hanno mai sentito nominare, si incuriosissero e magari lo leggessero, perché secondo me è uno di quel genere di romanzi che merita di essere discusso dopo, a lettura conclusa. Diventa quasi parziale e inutile parlarne a prescindere. E se siete insegnanti, è anche una valida lettura da sottoporre ai vostri studenti, non obbligandoli, ma ogni mezzo è lecito. A me ha lasciato moltissimo, sentivo anche una forte partecipazione mentre leggevo, quando senti proprio di partecipare anche di un respiro grande e universale. È il classico libro su cui puntare se hai voglia di quel tipo di lettura che ti scoperchi la mente, tipo pulizia di primavera, no? Aprire le finestre e lasciare entrare un po' di aria fresca nel cervello. Anche il cervello ne ha bisogno ogni tanto. Io vi ringrazio per essere stati qui fino a questo preciso minuto. Vi invito, se vi fa piacere, a iscrivervi al mio canale Artaleotto. Vi mando
un grosso nacio e negli ultimi mesi, neanche a farlo apposta, mentre stavo leggendo Il mondo di Sofia, è stato pubblicato in Italia un libro di autore completamente diverso dal titolo Gli occhi di Monna Lisa, che è stato promosso proprio con i paginoni dei giornali e i banner internet come Il mondo di Sofia per la storia dell'arte. Almeno qui in Italia. È stata una coincidenza abbastanza buffa per me che lo stavo leggendo a distanza di anni e anni da quando è uscito. Mi pare che l'anno di uscita originario sia addirittura il 1991, poi in Italia sarà arrivato qualche anno dopo, ma non tantissimi. E io, tra l'altro, la copia l'ho comprata qualche anno fa in un negozio dell'usato e l'ho letta solo quest'anno. Quindi mi ha fatto un po' strano che proprio in questo momento fosse pubblicizzato un altro libro che veniva chiamato Il mondo di Sofia per la storia dell'arte. C'è da dire che a me succedono spesso queste strane serendipità con i libri. Mi sono incuriosita e quindi penso che leggerò anche Gli occhi di Monna Lisa e vi farò sapere nel caso. Lacios.